adesso, prima dei nostri speaker, Emanuele Cisbani di Tesi Group. La fai con questo? No, la faccio con il... Allora, buonasera, grazie. Ma mettiamo su. Sì, tanto grazie a Paolo per avermi invitato, grazie a tutti. Sono molto contento di essere qua, anche se, diciamo, io non sono propriamente un programmatore, o meglio, ho fatto programmatore ma tantissimi anni fa. Poi ho fatto sistemista, adesso poi ho fatto l'IT manager, adesso mi occupo anche di marketing invece, di un'azienda, di Tesi Group, che si occupa di sicurezza. Si occupa di sicurezza e tra l'altro siamo anche clienti di LinkMe, siamo clienti di Jack Magma, quindi orbitiamo anche noi un po' in questo luogo. E cosa facciamo? Sicurezza è un'azienda che si occupa di sicurezza dal punto di vista logico, non dalla sicurezza perimetrale. Quindi il problema è l'autenticità, un po' quel problema che sollevava prima la persona, non mi ricordo come ti chiami. E che cosa facciamo in ambito sicurezza? Noi ci occupiamo di crittografia. La crittografia è un tema che prevalentemente viene interessa soprattutto le banche, perché in ambito crittografico una delle applicazioni più usate è la firma elettronica. E cosa vuol dire firma elettronica? Vuol dire che io devo legare la mia identità a un documento. L'altro problema è la strong authentication, appunto l'autenticazione di cui parlava prima Federico. Esatto. Noi abbiamo un prodotto che è un motore crittografico sul quale si possono costruire soluzioni di firma, crittografia. Quello che presento questa sera è l'integrazione delle nostre soluzioni, che sono soluzioni sia on-premise che in cloud, con Telegram, uno dei prodotti di chat diffusi. Perché ho scelto Telegram? Allora, il mio scopo era fare un POC, far vedere come si può integrare quello che noi facciamo abitualmente. E a me piace usare Telegram più di altri prodotti, quindi dovendo fare semplicemente un POC e non un prodotto da mettere sul mercato, ho scelto in base ai miei gusti. Ho scelto di programmare in Python, poi perché Python è un linguaggio che usavo quando facevo un sistemista come linguaggio di scripting, e mi trovo abbastanza a mio agio, e rimane un linguaggio abbastanza utilizzato e ricco di librerie che funziona bene. Ho trovato librerie che mi servivano e in una settimana circa ho realizzato questo qua, che potrebbe essere una roba fatta da uno che non è un programmatore esperto né un esperto di chatbot, è più che dignitoso, e poi spero che lo giudicherete voi e spero che lo direte se fa schifo oppure meno. Però importante che funziona, diciamo, per ora. Allora, che cos'è? Andiamo da poco di avanti. Che cos'è la Cloud Signature? Spero che lo chiamo Cloud Signature. Oggi, dal punto di vista del business, c'è una forte domanda di diventare go to digital, no? Diventare aderire a quello che è uno dei leitmotiv della digital transformation, digitalizzare i processi aziendali sempre di più. E uno dei problemi grossi è quello che la carta spesso è una roba che non si riesce a togliere. Quando si arriva a dover firmare un documento, un contratto, alla fine cosa si fa? Si stampa, si prende una penna e si scrive a mano con la propria firma. E dematerializzare, come a volte si diceva, cioè digitalizzare quest'ultima parte di processo è sempre stato un po' difficile. Esistono soluzioni da tempo basate sulle smart card, praticamente, ma sono una gran seccatura, perché le smart card deve avere il dispositivo da collegare, i drive, questo qua. Alla fine, dove sono le smart card? Sono in ufficio del commercialista, che è l'unico che deve firmare a nome dell'azienda il bilancio, quelle robe lì, e che fa ste robe qui. Esatto. E non le usa nessun altro, nessuno va in giro con la smart card per firmare. No? Quello che sta succedendo è che per andare incontro a queste esigenze, quindi poter firmare un documento nel giro di pochi minuti, non stampando, poi facendo, aspettando, no? Ci sono in tutte le aziende pacchi dove robe altre cose, siamo libri firma pieni di carta, dove i manager arrivano e devono star lì a firmare, no? Queste carte.
Per riuscire a far questo e risparmiare sul costo della carta, tutto il costo di manutenzione, gestione e archiviazione della carta, oltre che la stampa, e oggetti ristampanti, il toner, bisogna dare agli utenti uno strumento per firmare che sia veramente facile e possibilmente una roba che si usi in poco tempo, ma che abbia anche un valore legale. Quindi il problema è tecnologico da un lato, di business, ma è anche un problema legale, perché se questa firma non avesse valore legale nessuno vorrebbe fare. C'è una bella novità però, che dal luglio 2016 è entrato in vigore un regolamento europeo. I regolamenti europei sono delle leggi che gli stati membri adottano in modo non attraverso una approvazione parlamentare, no? Per cui entrano immediatamente in vigore in tutti gli stati membri. Questo regolamento da luglio dice che sostanzialmente la firma elettronica ha valore legale come quella autografa in tutti gli stati dell'Unione Europea. Questa cosa qua chiaramente fa sì che oggi è una grande opportunità per tutti adottare la firma elettronica, perché non ci sono più nessun tipo di ostacolo anche allo sviluppo delle transazioni, delle negoziazioni, delle firme di contratti, fatturazioni, piuttosto che a livello europeo. Se io intrattengo dei rapporti con altri paesi dell'Unione Europea, questa cosa mi agevola ovviamente. Lo scopo è che l'Europa sta cercando di arrivare ad avere un singolo mercato, un unico mercato digitale. E questo, lo sforzo che sta facendo l'Europa è abbastanza consistente in questa direzione. E questo è uno step particolarmente importante che abbiamo raggiunto. Ora, veniamo all'aspetto un pochino più tecnico. Allora, che cos'è il problema dell'autenticazione? Il problema dell'autenticazione, a me piace raccontarlo di solito così. Quando torno a casa la sera, suono il campanello, di là c'è mia moglie, i miei figli che dicono chi è, dico, sono io e mi aprono, mi sono autenticato. Io, quello è una situazione interessante, perché è esattamente quello che succede attraverso internet. Io non so chi c'è di là, no? Dall'altra parte, il problema di autenticazione di Federico, chi c'è dall'altra parte della chat non lo so. È come se ci fosse una porta e io dico chi è. Ho bisogno di una risposta che mi garantisca l'identità. Quando io dico sono io, non sto dando nessuna informazione apparentemente. E sono io, lo può dire chiunque. È un'informazione accessoria quella che mi consente di identificare chi c'è dall'altra parte della porta. Il tono della voce, il timbro. Quindi io riconosco l'altra persona da un'informazione accessoria che è veicolata assieme al messaggio, ma che non è il messaggio. Io potrei dire qualunque altra cosa che sarebbe. Quindi cosa succede? Io però su internet ho un altro problema, che non posso trasmettere quell'informazione lì che mi identifica, perché se io trasmettessi quell'informazione su internet potrebbe essere intercettata, e se viene intercettata succede quello che dico qua sotto, cioè chiunque potrebbe riutilizzarla per far sembrare me. È come se uno registrasse la mia voce quando dico sono io dietro la porta di casa mia e poi la usasse la sera dopo facendo credere a mia moglie che sono io. Quindi non si può trasferire l'informazione, bisogna trasferire qualcosa di derivato, no? E generalmente che cos'è qualcosa di derivato? Nell'ambito della crittografia queste cose derivate possono essere di due tipi, possono essere di tipo biometrico o di tipo crittografico. Una derivazione di tipo biometrico è qualcosa di molto simile al timbro della voce, quello che dicevamo prima. E quindi presenta tutti quei problemi, però, perché se viene intercettata è un gran pasticcio. Bisogna derivarla anche quella, cioè bisogna trasferire qualcosa che era tipo un hash, tipo per parlare di sviluppatore, no, qualcosa che qua presenti, ma non puoi trasferire l'hash realmente, devi trasferire qualcosa che possa essere generato solo avendo quel dato lì di partenza, ok? E tra poco già, poi sono gli OTP fondamentalmente, no? Chi è che di voi usa un sistema di un banking per fare bonifici? Cosa avete di solito? Numerini generati da uno scatolino con un display, no? Oppure una battaglia navale con le grid card dove ti dicono quel numero. Tu hai un oggetto che genera una password temporanea
no? E solo se hai l'oggetto riesce a generare la password, che però ogni volta è diversa, per cui anche se uno intercetta la volta dopo. Questo è un meccanismo di strong authentication, autenticazione a due fattori, dove io oltre a usare una mia password, devo usare questa password temporanea generata con un dispositivo. Il dispositivo non è qualcosa che io ricordo a mente con la password, ma qualcosa che devo possedere fisicamente, e quindi è un secondo fattore di autenticazione. Dovendo usare due fattori diversi, disomogenei fra loro, cioè devo ricordare una password, in più avere in mano un oggetto fisico possibilmente non riproducibile, perché avete quelle con il display, no? Non sono riproducibili, o le app generano una roba che non è riproducibile, spostabile su un altro telefono. In questo modo io garantisco con due fattori che uno dovrebbe contemporaneamente, avermi rubato la password e il telefono piuttosto che la chiavetta, cioè diventa così difficile che il livello di sicurezza si alza a sufficienza. Dato biometrico è un problema per diversi motivi, perché esso è prono degli errori statistici, il dato biometrico. Se io ho fatto le scale di corsa, la mia firma non è uguale, la mia voce non è uguale. È un problema di protezione alla privacy, perché il dato biometrico mi riguarda in modo delicato. Io potrei anche, se riesco a trafugare quel dato, se io ho tutti i 5 elementi di una firma grafometrica fatta su una tavoletta, posso riprodurla con una mano meccanica. Inoltre, per raccogliere tipo una firma sulla tavoletta grafica, parlo delle tavolette grafiche, del dato biometrico perché sono quelle che adesso hanno un certo successo in giro, io ho bisogno della tavoletta, che non è un dispositivo che è dappertutto. Non è che posso la tavoletta poi attaccarla allo smartphone per firmare dentro il chatbot, per firmare un documento che ho sullo smartphone con la tavoletta grafica, è un po' complicato, con un PC non attaccata alla tavoletta. Oppure dovrei avere un iPad, un tablet che supporta anche la firma grafometrica sopra. Insomma, quindi non è basata su un dispositivo portatile che già abbiamo, la firma fatta con il dato biometrico. E poi non può essere revocata, perché il mio dato biometrico non lo posso revocare. Come faccio? Se qualcuno me la ruba, ruba i dati biometrici della mia firma e poi riesce a riprodurli, io come faccio? Le mie firme non valgono più niente, neanche quelle che ho fatto in passato. È un problema grosso questo. Per contro, la crittografia consente di generare un dato staccato, cioè una chiave, tipicamente una chiave privata o una chiave simmetrica, comunque segreta, che viene associata alla mia identità e viene usata per generare questi dati derivati che poi possono viaggiare e che sono riconducibili a me. Prendete questo oggetto intermedio che è una chiave. Non so se qualcuno ha dei problemi, non so se è una parte un po' delicata, ho provato a spiegarla, però magari dopo le domande avete bisogno di chiarimenti ulteriori, o se proprio non si capisce niente dite, va, funziona, va bene. E che cosa facciamo noi quindi? Noi offriamo, posso fare una domanda? Cioè, ho capito vai. Tutto, ma quali sono invece i rischi della crittografia? Se te l'ho detto nessuno, è perfetto, cioè. Eh sì, in un certo senso sì. Cioè rispetto al dato biometrico è meglio, decisamente meglio, presenta tutti quei vantaggi. Lo svantaggio che io qua in questo dicevo è che tu hai bisogno di identificare prima una persona e collegarla al dato crittografico. Quindi devi fare un processo di riconoscimento e di associazione tra il dato crittografico e la persona, l'identità della persona. Questo è un costo iniziale, però una volta fatto, quando tu le smart card di firma che fornisci in Focama, hanno i commercialisti, vengono fornite a uno sportello dove uno gli dà una carta, gli dà i documenti, viene riconosciuto e viene associata il dato crittografico, la chiave privata contenuta dalla smart card, viene associata alla tua persona con un certificato firmato dalla certification authority. Quindi c'è una fase iniziale di costo iniziale. Se io sono alla cassa di un supermercato e devo chiederti una firma, oppure sono uno spedizioniere che ti consegna un pacchetto a casa e ti devo chiedere una firma, non ti ho identificato prima, come faccio? Quindi un conto è mettersi in ansia, per quello anche la grafometrica ha dei vantaggi, si diffonde, non è che, però appunto della sicurezza ci sono dei problemi come quelli che
è molto più facile, poi è anche un'esperienza quella della grafometrica che tutti conosciamo, no? Siamo abituati a usare una penna su un pezzo di carta, già meno a usare la firma crittografica, anche se adesso vediamo che diventa più facile. Allora, dicevamo, noi cosa facciamo? Abbiamo una piattaforma che si chiama Time4D che consente di offrire il servizio di firma, firma crittografica, su tramite delle API in cloud, per cui si possono collegare applicazioni di varia natura. E qui in questa attorno a questa nuvola vedete anche il cloud signature bot, fatto come esempio, c'è un prodotto di Adobe che si collega a una nostra piattaforma. Tra poco abbiamo fatto una partnership, è nato un consorzio per offrire questo servizio all'interno di tutti i prodotti Adobe. Nel mondo ci sono diversi, in vari paesi sono diversi partner, player, tipo noi, che offriamo questi servizi. E sulla piattaforma di Adobe, Adobe Sign è un pezzo di Adobe Cloud, la piattaforma di Adobe che forse qualcuno qua conosce, molto di fa design, grafica. Noi abbiamo un prodotto chiamato InfoStore che serve a fare da gateway verso Google Drive, Dropbox, per cui uno può firmare i documenti che ha su questi tipi di provider. Inoltre, altre applicazioni, qualunque applicazione legacy, una un documentale o un ERP, una qualunque applicazione enterprise può interfacciarsi con il nostro sistema per integrare la funzionalità di firma all'interno dell'applicazione. Non mi dilungo su alcuni dettagli. Come funziona il Cloud Signature Bot? Sostanzialmente l'utente sul telefono, poi vi farò vedere adesso una piccola demo, usa l'app Telegram e la nostra app, che si chiama Valid, che è un'app di strong authentication e che consente di autorizzare e quindi di autorizzare l'applicazione della firma. Quindi può essere usata sia per, in modo analogo a quello che si fa quando voi autorizzate un bonifico o una transazione bancaria da casa con home banking, in questo caso può essere utilizzata invece per autorizzare l'applicazione di una firma sul documento. Quindi l'utente sul bot, sul Telegram, si collega col bot, fornisce il documento al bot. Il bot, tramite la piattaforma Time4Mind, chiede all'utente di firmare il documento. L'utente autorizza la firma. A questo punto il bot applica la firma, facendo di nuovo una chiamata alla nostra piattaforma per firmare. C'è un oggetto in basso a destra che si chiama PK Box, che è il nostro motore crittografico, che fa anche un'operazione importante, che tratta il documento. Siccome il documento per applicare la firma deve essere in qualche modo manipolato, soprattutto se è un PDF, perché all'interno del documento PDF va fatto un version sostanzialmente e va inserita dentro, iniettata dentro la firma, questa operazione, che è un po' costosa e complessa, deve essere fatta da un'applicazione che risiede sulla stessa macchina dove risiede il bot. Quindi una soluzione enterprise, tipicamente uno si installa in casa un nostro prodotto, ci mette sopra il bot o qualunque altra applicazione analoga, no? E poi può firmare utilizzando il nostro servizio in cloud. Il servizio in cloud è quello che detiene le identità in modo sicuro, su un data center sicurizzato in modo assoluto, con tutte quante le precauzioni. Noi eroghiamo questo servizio alle banche, già da anni, quindi è una cosa che se si fida alle banche. E a questo punto facciamo la demo. Paolo, vai a partire tu, Paolo, andiamo. Stavo facendo fotografia. Domande? Qua? Sì, posso, scusa, prima si diceva serve una pre-autenticazione per collegare la persona, la esatto, chiave. In questo caso adesso la vediamo. C'è la pre, c'è la pre-autenticazione. No, che, non, che non avviene quando mi collego al bot, ma deve essere già avvenuta. Allora, sì, nel senso che tecnicamente che cosa serve? Serve che innanzitutto uno deve essere in possesso di una credenziale, un certificato di firma, no? Sulla nostra piattaforma Time4Mind. Quindi per fare questo andrà sul nostro store, che aprirà tra poco, perché fino adesso non abbiamo offerto questo servizio al pubblico, stiamo facendo proprio in questo periodo,
con la partenza del servizio con Adobe questa cosa è diventata indispensabile, diciamo così, come apertura verso il mercato, non dico proprio consumer, però business. Cosa succede? Che, nel momento in cui faccio l'acquisto c'è un riconoscimento che viene fatto via webcam in questo caso, quindi uno tramite webcam con un RAO, un incaricato di riconoscimento, fornisce i documenti, fotocopia i documenti, fa vedere i documenti, cose di questo tipo, la persona di là prende atto, poi c'è un'app anche per il riconoscimento che viene fornita in certi casi perché non è detto che il browser, su Apple per esempio ci sono dei problemi per cui il browser non può fare certe cose, usare la webcam su webcam. Se no, su Android invece funziona perfettamente con il browser direttamente la webcam e quindi lì viene fatto quell'aggancio con anche un po' di sicurezza legata al fatto che il tuo telefono ti viene mandata anche, cioè si tiene traccia del cellulare che stai usando, insomma, un po' di mitigazione di eventuali truffe. Dopodiché però è impossibile più di tanto, perché se io ho un documento falso, falsifico un documento, mi presento anche a uno sportello con una smart card, lo danno alla fine, non è che posso, vedi? Però io sto commettendo una truffa e poi verrò perseguito, si spera. La domanda è, le banche vi accettano questo come riconoscimento iniziale? No, le banche questo problema non ce l'hanno. Partono dai loro correntisti. Perché diciamo. Loro, esatto, loro questo qua lo fanno con i loro correntisti e quindi il problema non c'è. Loro ci conoscono così bene, sanno esattamente cosa abbiamo speso oggi al bar, quindi ben di più di quello che serve per. Sono loro dei certificatori, di fatto, no? Anche di fronte al fisco o alla legge, in certi casi. Quindi il problema per loro non si pone. E una volta che l'identificazione è fatta, però, salvo appunto casi particolari di qualcuno che cercherà di fare delle truffe, e quello può succedere sempre, ovviamente, diciamo che il problema non si pone, perché quello che si pone non è tanto io, se sto facendo un contratto con te, so chi sei, tendenzialmente. Se è un contratto business to business, semplicemente voglio essere sicuro che poi tu non ripudi la firma che hai messo. Se io tu sei un mio cliente potenziale, io voglio acquisirti, il rischio che tu, insomma, se sei io sono un'azienda, tu sei un consumatore, vuoi comprare un servizio da me, il rischio che tu mi stai truffando c'è sempre anche lì, e un po' lo prendi, fa parte del business, che qualcuno cerchi di fregarti, no? Quello lì non c'è. Però diventa complicato perché devi fare una truffa, fingere un'identità, eccetera, eccetera, alla fine. No, io pensavo a un'applicazione nel campo dei finanziamenti personali dove purtroppo le frodi sono il principale problema dell'insolvenza. Dove le frodi sono tante bisogna magari mitigare un po' la cosa, però si può fare, va studiato. E bisogna studiarlo con aspetto tecnico ma anche con quello legale. Poi ti cerco dopo, privatamente. Certo, io sono a disposizione, ci mancherebbe. Allora, proviamo ad andare, adesso vi faccio vedere cosa succede all'inizio di questa sessione. Mi collego, faccio partire il bot mi chiede, la prima cosa che mi chiede è proprio quel discorso lì, l'autenticazione che diceva prima Federico, cioè dice, benissimo, tu vuoi utilizzare il bot, devi avere un certificato di firma e devi avere l'app installata poi per firmare, dopodiché devi collegare il tuo account, devi dire al bot qual è l'account time-formale con cui poi firmerai. E quindi qua c'è un comando semplice, link, dove io metto il mio user ID sulla piattaforma Time4Mind e dico guarda che io, utente Telegram, no, ho questo account su Time4Mind e voglio usare questo account Time4Mind per firmare. A questo punto cosa succede? Il bot manda una richiesta di autorizzazione alla mia piattaforma e la piattaforma Time4Mind la manda sull'app Valid, quindi sullo stesso telefono mi arriva la notifica Transaction Request Notification, apro la notifica dell'app Valid e approvo, vedo che sono io, se non fossi io riceverei semplicemente una notifica di qualcuno che cerca di usare il mio account e faccio un diniego semplicemente, poi il bot potrebbe bannarmi. A questo punto mi arriva la notifica del bot Telegram che ha ricevuto l'approvazione che ho fatto su Valid e mi dice ah benissimo, sei stato autorizzato, puoi usare il tuo account Time4Mind.
qua ho usato, fino adesso abbiamo solo fatto autenticazione, non abbiamo fatto ancora la firma. Adesso che sono autorizzato posso firmare, mando un documento, prendo un documento PDF, tipicamente si firma in PDF, però non è indispensabile, posso firmare anche il documento. Come lo mando, lui dice benissimo, ti mando la richiesta di firma. Torno sull'app e da questo momento in poi l'autenticazione non la devo fare più. Ogni volta che mando un documento, lui semplicemente mi manda la richiesta di firma. Potrei scaricare il documento per vederlo, ovviamente. E metto il PIN, che è quello che so a memoria. L'app genera l'OTP per la transazione, come l'ha generata anche prima, ma la manda direttamente al backend. Non devo stare a copiare i numeretti come si fa con un banking, no? In questo caso la modalità push. E mi torna il file firmato. Adesso è andato in loop, proviamo a proviamo a rimettere la domanda su questa, sulla parte demo. Tutto chiaro? No, difficile. Vedo qualche punto di domanda sulla testa di qualcuno. Se ci sono cose che non sono chiare, perché posso capire che sta roba qua a volte. Domande sono più che lecite. Posso fare una domanda? Mi ricolleghi il... Ah, l'hai collegato, no? L'unica cosa che mi ha lasciato un po' così, che la prima volta non chiede più. Quando... No, perché mi basta l'OTP. Allora, il concetto è... per una strong authentication, però strong authentication, io lì avrei potuto chiedere la password, in realtà, una password. Il punto è, io ho messo il mio username, mi è bastato, non ho messo la password, perché la password l'avrei dovuta dare a chi? Al bot. Senso che do la password al bot. Sì, no, applicazione, come hai dato dopo il PIN per dire, allora, firma il documento. Io in realtà mi sono già autenticato sul bot con il mio numero di telefono. Su Time for Mind l'app valide è già collegata. Quindi chiedere una password oltre al fattore autenticazione è un po' ridondante. Però volendo, avrei potuto chiedere anche qualcosa di più. Non è peregrina come domanda, è una scelta. Questa è la scelta più semplice. Secondo me è sufficiente. Però ci penso. Se raccolgo la richiesta, ci devo pensare un attimo. Perché il PIN di sblocco della credenziale è indispensabile, in quanto quella è una credenziale di firma. Io devo sto firmando un documento. E quindi per il nostro segno di validità legale ho bisogno di tutte e due. Fattore autenticazione. Qui a me quello che mi interessa è non fare spam, non rompere le scatole, non cercare di utilizzare un altro. Poi dopo, anche se io utilizzassi il tuo account, se io ti lasciassi entrare sul tuo account, poi ti arriverebbero le notifiche di firma e tu, non firmando, non otterrei niente. È un po' come la differenza sull'home banking, per azioni dispositive e quelle non dispositive. Esatto, ho seguito una logica di questo tipo, cioè ho detto, ho messo un'autenticazione per evitare che poi tu mi fai spam. Quindi la prima volta ti chiedo un'autenticazione per vedere se veramente sei tu, per verificare se veramente sei tu. Però su quella mettere il doppio fattore di autenticazione è un po' eccessivo. Poi non so se ci sono attacchi o del genere, io ci dovrei pensare, queste robe qua sempre in silo, bisogna essere paranoici. Prego. Francesco Di Moggio di Moro della SPA. Ho una domanda. Durante la realizzazione di chatbot e servizi colloquiali con l'utente finale, come questo, uno tra i vari ostacoli che troviamo internamente è la reason why dell'uso di un chatbot. Sì. Qui ho visto che si parte appunto da una chat, si va a finire all'interno di un'applicazione dove tu devi autenticare appunto l'uso del tuo account per tornare sulla chat, richiedere la firma del documento, entrare un'altra volta nell'applicazione, firmare il documento e ritornare sul chatbot. Sì.
questo sono perché... comunque passaggi schematici che potrebbero essere integrati banalmente nelle activity di un'applicazione Android. Allora, quindi sì. Mi chiedevo il perché. Sì, allora, perché questo? Innanzitutto sono il passaggio è doppio perché la prima volta, come dicevo prima, un'autenticazione la faccio, ma solo una volta, dopodiché tutte le volte che voglio firmare un documento, se io mi sono già autenticato la prima volta, basta che faccio l'upload del file e mi chiede l'autenticazione e mi ritorna a firmare. Quindi un giro un po' meno che la metà di quello che avete visto adesso, ma nella quotidianità diciamo del dover firmare. Perché non si fa con un'app? No? L'app, sviluppare quell'app presenta delle complessità, in quanto bisogna utilizzare tutto l'SDK della nostra app valid che sotto gestisce in modo sicuro i token di autenticazione. Cioè tu devi integrare nell'app la parte di strong authentication che è fatta dentro valid. Cosa che si può fare, noi forniamo anche l'SDK, quindi se tu sei uno sviluppatore di app puoi fare un'app di firma che fa esattamente questo, integrando SDK. Ma poi devi anche integrare la parte di backend che dicevo prima, e quella è la parte peggiore, nel senso che per tornare al diagramma che avevo fatto vedere qua, questo oggetto qua sotto, no? Cosa fa? Sa leggere le informazioni che sono dentro un file PDF e sa andare a editare il file PDF inserendoci dentro, facendo un version all'interno del PDF e aggiungendo la firma. Cosa che ci sono librerie che costano migliaia di euro l'anno di licenza in user e che su mobile non so neanche se esistano. Quindi l'elaborazione del documento per la firma è una grossa rogna, detto, una grossa seccatura. Farla nell'app ad oggi è un po' complicato. Scusa, volevo fare una domanda. Costoso e non, forse non vale la pena. La domanda è praticamente complementare e opposta, per esempio io so zero. Perché in prospettiva pensate di rinunciare all'app e di integrare il toto dentro al chatbot, che poi quando il chatbot è una micro applicazione, dipende da come lo viene realizzato, visto che il problema è solo del utilizzare un backend che avete già, il problema è di implementarlo su un backend diverso. Allora no, ci sono il problema, la confusione nasce dal fatto che il processo di firma coinvolge due attori. Chi elabora il documento e chi elabora il documento è l'applicazione che chiede di firmare. Non necessariamente, l'applicazione intendi qui il backend dell'applicazione. Potrebbe essere un backend, di solito potrebbe essere anche su PC. Esatto, per cui io ti suggerisco una pulizia user experience, visto che passare, essere imbalzati, sia pure in fase di inizializzazione, da due applicazioni, cioè Telegram e non è il massimo. Si può fare, però in prospettiva si potrebbe, bisogna integrare il nostro SDK dentro Telegram, per esempio, si potrebbe integrare dentro Telegram. Quindi la mia domanda è in termini di business, visto che adesso c'è un assolutamente, assolutamente. È una è una linea di sviluppo che ha voglia di farlo e ci viene a proporre e ci fa un preventivo di quanto vuole, facciamo business assieme volentieri. Noi sviluppiamo app, però non sviluppiamo su Telegram, abbiamo fatto la nostra app, la nostra authentication. L'app, quella che avete visto, normalmente uno va dentro e vede i numerini che compaiono o ti arrivano notifiche push e ti dai accesso. La prima banca che ha questo tipo di interesse ha un budget significativo, dice io voglio portare tutto sul chart, per esempio, ma anche un'azienda che volesse portare su chart. Oggi le banche si fanno la loro app. Sì, perché questo è stato il trend degli ultimi 10 anni. Lui quasi la sera che magari. Cioè, no, un domani potrebbe essere che le banche dicono ma perché no? Non si potrebbe fare. Il problema è in realtà è più un oggetto che avrebbe senso che lo facciamo noi e lo mettiamo sul mercato come add-on analogo all'app che già abbiamo. Quindi perché poi alla fine quell'SDK lì è nostro, lo integriamo e risolve. Oggi questo è un POC per far vedere come si possono integrare i chatbot, è chiaro che quello sarebbe un bel improvement sicuramente, però è costoso. Diciamo, non ci vuole una settimana, davvero, io non ci metto la settimana, non so chi ce la può fare. Posso dire una cosa? Vai, certo. Qualcuno era qua al meetup di novembre?
Ok, quindi pochi si ricordano che a novembre l'ingegner Fernandez ha presentato un bot su un'azienda, un'azienda che produce lastre d'acciaio, cose di questo genere. Immaginate il bot di questa azienda che veniva usato dai loro commerciali, i loro operai, gli addetti alle macchine, quindi faceva tante cose diverse. Aggiungiamo a questo bot la funzionalità della firma, perché magari il commerciale quando va dal cliente, tramite il chatbot, fa firmare al cliente l'ordine, per esempio. Il cliente avrebbe bisogno dell'app loro installata sul suo telefono, però poi può fare tramite chat. Ora, il fatto di avere la firma fatta in questo modo all'interno del chatbot permette di avere un chatbot che fa tutt'altro per il 95% del tempo dei casi, e poi gli si aggiunge in questo modo la firma digitale. Quindi non il chatbot che fa solo la firma digitale, che effettivamente a quel punto magari uno fa l'app che è più integrata, se anche costa di più. Certo, questo qua è una dimostrazione di come si può integrare all'interno di magari un'esperienza più complessa di chatbot che fa altre n cose, e poi a un certo punto però ha bisogno anche di fare la firma. Poi un'altra cosa che rende interessante il bot può essere il fatto che questo bot che ho fatto io in una settimana non lo fa. Si potrebbero fare il chat di gruppo dove ci sono n persone, un consiglio di amministrazione dove ci sono 10 persone che devono firmare i documenti e sono sparse in giro per il mondo. È una chat di gruppo e tutti firmano i documenti. E questo qua, anche questo, alla fine, voglio dire, considerato che l'effort è relativamente basso, cioè da aggiungere solo un po' di gestione della concorrenza, non è una cosa pazzesca da fare, già è anche questo un valore aggiunto. Insomma, ci sono delle varie prospettive, poi le prospettive di business le lascio a voi, io porto. Io adesso qua ho finito, qua per gli sviluppatori c'è questa slide, non la commento, se poi qualcuno ha delle domande me le può fare. E cosa c'era ancora? Sì, quello che stavo dicendo, si possono fare i meeting, i documenti firmati da più persone, oppure firmare n documenti in un colpo solo, come si potrebbe fare. Se uno ha più certificati, selezionare magari il certificato che vuole usare di firma, perché magari è cosa del genere, basta. Integrazione con altre applicazioni di backend. Finito. Le domande me le avete già fatte tutte, penso. Sì.